Ciao ragazze, oggi volevo farvi vedere due cosine. Allora, in primis il pacchetto che mi è arrivato oggi, che è questo qua, che sono i prodotti che mi ha gentilmente inviato la Liz Earl per farmi provare, insomma, i prodotti. Il prodotto. Mi avevano contattato, mi avevano detto se volevo ricevere qualcosa e ovviamente ho accettato. Sono stati veramente molto celeri perché mi hanno detto che il pacchetto è stato inviato lunedì ed è arrivato oggi, quindi di una velocità a dir poco stratosferica. Allora, vi chiederete perché come questa ha messo gli occhiali? Vi faccio vedere il perché. Le vedete? Io non so come togliere queste maledette cose, che non sono neanche, cioè proprio assurde, non so cosa fare sinceramente. E quindi ho deciso di camuffarle rimettendo i miei occhiali che effettivamente dovrei mettere, ma che non ho mai voglia di mettere. Scusate appunto per il riflesso perché so che si vede. Cosa mi hanno mandato? Mi hanno gentilmente mandato un sample, anzi, non è neanche un sample perché lo vendono, del famosissimo Cleanse and Polish. Che è questo qui? Ed è un processo a due fasi che diciamo, prima bisogna massaggiare sulla pelle bagnata, sugli occhi, il collo, il viso, eccetera, eccetera, per purificare e stimolare la circolazione. E poi con la aspettate che la trovo, con questa che mi hanno mandato sempre, che sono il panno di mussola, mi sembra che si chiami, si va appunto a immergerla nell'acqua calda e rimuoverla. Almeno questo mi sembra che sia il processo. Ed è la mia traduzione, quindi magari sto dicendo una boiata mostruosa. Questo prodotto qua contiene comunque degli ingredienti naturali. Effettivamente, se uno va a sentire il profumo, principalmente sa di rosmarino ed eucalipto. Questa è la confezione da 30 ml, che comunque viene venduta sul loro sito e viene venduta a 30 ml, mi sembra. Ciao. E viene venduta a 5 sterline o qualcosa di simile. Loro comunque, oltre a questi prodotti, insomma, mi hanno anche gentilmente inviato diciamo, catalogo e il preziario. Quindi, questo è il product guide lì, dove ci sono appunto tutti i prodotti e ce ne sono veramente di tantissimi tipi. Trattamento per gli occhi, una crema viso, gli oli essenziali per i piedi, per le maschere, gli esfolianti, eccetera, eccetera. Questo qua, vi dico subito quanto costa, singolo, senza. Allora. Questo qui è il loro la lista prezzi, listino prezzi. Allora, il panno costa 4 euro 2, quindi 2 euro ogni panno, insomma. Però sono o confezioni da 2 o confezioni da 6. Quelle da 6 costano 9,75 euro. Poi, mentre invece, se riuscissi a trovarlo, non trovo quello.
Allora, sul catalogo non l'ho trovato. Comunque ho guardato sul sito e c'era il più piccolo dosaggio è appunto questo, che sono 30 ml ed è veramente piccolino. Poi c'è quello da 50 ml, che può essere o in tubo o forse anche già in pompetta. Poi c'è da 100 e da 200, sempre in tubo e in pompetta. E ci sono dei kit che contengono due piuttosto che uno con le cose di panni di mussola, eccetera, eccetera. Io questo qua lo proverò e vi farò vedere appunto, vi dirò come vi trovo e magari vi farò vedere anche una prova pratica, diciamo, su come si usa, o almeno su come poi lo userò io. Allora, volevo farvi vedere anche un'altra cosa, cioè la palette Madina, che ho acquistato poco tempo fa e in cui ho messo tutti i le cialdine Madina che avevo acquistato e anche quelle che avevo di Kiko e di Essence. Allora, prima di tutto volevo precisare una cosa, questa palette è molto comoda, però diciamo che una è facilmente sporchevole perché comunque se hai polvere in mano la sporchi subito. Comunque secondo me invece la cosa che non va bene di questa palette è che è di cartone, perché se uno la tiene vicino, almeno io mi trucco in bagno perché non ho una vera e propria postazione. Make-up la sto creando qua dove ho il computer, però per adesso mi trucco in bagno. Quindi capita che ci siano tipo aree bagnate e quindi se si bagna rimangono gli aloni poi come sono rimasti qui perché è cartone, quindi si bagna. Allora vi faccio vedere la mia palette. La mia palette contiene 15 ombretti, ovviamente, cioè l'ho riempita. Sono gli ombretti del formato da 36 mm. E l'ho riempita principalmente con quelli Madina, che sono questi 5 più gli altri 3. E devo dire che allora ho preciso di nuovo che ci sono questi delle cialdine Madina. Ci sono due tipi, gli Smart e i So Cool. Gli unici che si attaccano perché magnetici sono i So Cool. Vedete? Guardate. Questi, oh mamma, com'è difficile! Si attaccano perché sono magnetici. Questi qua io ho dovuto attaccarli col Patafix perché stavo cercando le calamitine adesive, ma non le ho trovate ovviamente. E allora ho deciso di attaccarle col Patafix. Poi mi sembrava molto strano perché sono più alte. Io pensavo aver messo troppo Patafix, invece no, è perché proprio queste cialdine qua, visto che sono per un utilizzo wet and dry, sono più alte, sono fatte di un materiale che non si ossida, ovviamente. E di queste, allora, sono, ne ho prese ovviamente 1, 2, 3, 5 sono. Mentre invece di quelle magnetiche, che sono le So Cool, quindi So Cool sono magnetiche, le Smart invece sono non magnetiche. Di queste qui, allora, cosa ho preso? Vi dico i numeri, ma ve li avevo già fatti vedere. In ordine da questo lato, il numero 9, poi c'è questo verde qui che è il numero 11, questo che non è magnetico che è il numero 17, il salmone che è, no, non è il salmone, questo è il beigiolino, scusate, che è il numero 1. Poi vi è il numero 3, che è questo qui. Questo che è un altro di quelli magnetici, che è il numero 17 della So Cool. Questo Borgogna. Il rosa è il numero 7 della Smart e il 12 della Smart. Gli altri due sono due Kiko. Questi due qui. E sono il beige, il 130. E il marrone più scuro, il 131. E questi sono veramente due colori ottimi. Ve li avevo già fatti vedere, ve li risurcio. Sono questi due colori qui, molto pigmentati. Il beige ovviamente si vede meno, comunque molto buoni. Gli ultimi invece sono quelli di Essence. E con questi ho avuto qualche problema nel depottamento, perché, come vedete, il primo si sono un po' rotti. E niente, vabbè, adesso ho capito come si fa e
E quindi diciamo che imparerò, mettiamola così. Questi qui mi sembra che siano magnetici, adesso non mi ricordo più, ma mi sembra di sì. E di questi qui ho preso il numero 14 che è Irresistible, poi c'è il 22 che è Blockbuster, 19 Disco Diva, il 34 Love That Gray e il 35 Party All Night. Questi ve li faccio vedere velocemente. Vediamo, aspettate che devo ricordarmi i nomi perché sennò è un po' un casino. Allora, questo è Irresistible. Il 14, poi c'è Blockbuster che è un pan, Disco Diva che è questo viola, Love That Gray è questo grigio e Party All Night questo colore un po' particolare. E questa è la mia palettina che ho costruito, sicuramente ne prenderò un'altra per quando poi avrò qualche gialdina in più. Niente. Oggi andrò a cercare finalmente la cassettiera che cerco da veramente tantissimo. Vado in un posto dove spero di riuscire a trovare qualcosa in plastica. Io sinceramente ero fissata con quella dell'IKEA, ma veramente non mi va di andare fino a Milano per una cassettiera e spendere 100 euro. Secondo me verrà una schioppettata anche questa, però prima vediamo. E boh, ma vi farò sapere qualcosa. Comunque vi auguro una buona giornata, un bacione, ciao!